Amici sportivi, benvenuti alla rubrica sportiva di Gnotuscia dedicata al calcio di Serie D Girone G. La Viterbese perde in casa 1-0 col Cinzia di Genzano. E i gialloblu, dopo una partita non molto brillante, anzi usando il termine forse abbastanza scialba, perdono in casa con i biancazzurri genzanesi. Passiamo alle formazioni. La Viterbese è scesa in campo con la seguente formazione: Liverani, Scoppetta, Menna, Sbaccanti, Gattari, Ingiosi, Martinetti, Lustrissimi, Ferretti, Materazzo, Porcelli. A disposizione di mister Valentini, Savietto, Di Quinzio, Grassi, La Montagna, Marigliano, Foderaro, Proietti. Il Cinzia di Genzano, allenato da Romolo Santaramazza, ha risposto con la seguente formazione: Abruzzese, Tittozzi, Marcelli, Santopadre, Pace, Ascensi, Spinetti, Vartolo, Schaffer, Di Ventura, Bernasconi. A disposizione Guerra, Russo, Mastruzzi, De Angelis, Milella, Paglia, Morelli. Passiamo alla cronaca. Il primo tempo è abbastanza scialbo, la Viterbese non trova il bandolo della matassa, anche grazie al pressing dei biancocelesti genzanesi che molto compatti pressano in tutte le zone del campo la Viterbese. Al decimo del primo tempo la Viterbese ha una prima occasione, un rinvio corto del portiere abruzzese, facile preda di Ferretti che prova a sorprenderlo con un pallonetto, ma il pallone va fuori alto sopra la traversa. La Viterbese, pur non giocando un gran primo tempo, si fa viva in due occasioni: al 34esimo con Materazzo che dai 20 metri tira fuori alto sopra la traversa, al 38esimo Martinetti, da posizione decentrata dalla sinistra, tira un gran diagonale, ma il pallone viene parato dal portiere del Cinzia abruzzese in tuffo, che tra l'altro infortunandosi. Al 40esimo un'altra azione di Materazzo viene praticamente alzata sopra la traversa con un gran diagonale che però si perde sul fondo. La Viterbese nella ripresa prova a premere gli avversari ma con scarsa convinzione. Intorno al 20esimo della ripresa i gialloblu reclamano un calcio di rigore per un fallo di mani, ma l'arbitro non concede, considerando involontario il tocco di mani del difensore gialloblu. Al 30esimo della ripresa la beffa. Da una punizione molto contestata, l'arbitro decreta un calcio di punizione a favore dei genzanesi da circa 20 metri. Si incarica del tiro Schaffer, l'attaccante del Cinzia, e sorprende il portiere della Viterbese insaccando alla destra con un pallonetto che supera la barriera. La Viterbese prova una reazione d'orgoglio, insistendo e mettendo per certi aspetti alle corde gli avversari che si difendono però a pieno organico, pur rimanendo in 10 a causa dell'espulsione dello stopper ospite Pace. Il forcing della Viterbese però non ha esito e la partita finisce con la vittoria degli ospiti per 1-0, con molte, diciamo, recriminazioni da parte della Viterbese. Per quanto invece riguarda i cugini del Flaminia Civita Castellana, il rossoblù di Mr. Farris perdono la loro imbattibilità, andando a perdere 2-0 sul campo del Fondi, una trasferta tra l'altro molto difficile. Quindi una domenica nera per i colori della nostra provincia, sia Viterbese che Civita Castellana escono sconfitti dai loro incontri. Quindi praticamente una domenica da dimenticare. Passiamo adesso ai risultati della quarta giornata di campionato. Astrea Latina 2-1, Fondi Flaminia 2-0, Morolo Budoni 0-3, Rieti Castelsardo 1-1, Rondinelle Latina Pomezia 1-1, Saluri Gaeta 3-2, Selargius Boville Ernica 4-3, Tavolara Arzachena 2-0 e infine a Viterbo Cinzia di Genzano batte Viterbese 1-0. Il prossimo turno vedrà la Viterbese recarsi in trasferta sul campo del Boville Ernica, mentre i rossoblù di Mr. Farris ospiteranno in casa la compagine sarda del Selargius. Invitiamo gli sportivi a seguire la nostra rubrica del giovedì, il punto sul campionato, per ulteriori approfondimenti sulle nostre due compagini, Viterbese e Flaminia Civita Castellana. Salutiamo i tifosi della Viterbese e del Flaminia, alla prossima turno di campionato.
Un saluto a tutti i tifosi di entrambe le squadre.